Grazie Presidente. Allora, questa mozione cerca di evitare che venga realizzato l'ennesimo disastro in uno dei nostri quartieri legato alla realizzazione di un'infrastruttura totalmente smisurata rispetto a quello che è la necessità di quella zona. Viene da una programmazione di una serie di collegamenti viari nel quadrante che interessa sia il nono municipio che l'ottavo municipio, la cui strada di penetrazione via Kobler è stata ritenuta, dopo un attento esame da parte della sovrintendenza, non realizzabile perché un vincolo all'interno di un parco ne determina l'assoluta irrealizzazione. Il prolungamento di questo asse viario da via di Vigna Murata a via del Tintoretto, conseguenzialmente, è un collegamento che non ha più senso. Eppure ce lo siamo ritrovato con due corsie per senso di marcia, praticamente una autostrada di poche centinaia di metri che non serve a nulla. Tutto ciò andando a sventrare quel poco di verde che i cittadini hanno sotto casa. Ora, perché porto questo esempio in aula? Perché abbiamo portato questo esempio in aula? Al di là del fatto di richiedere, appunto, così come chiede la cittadinanza di alcuni residenti in quella parte dell'ottavo municipio, per proteggere l'unico verde che hanno a disposizione, c'è da far notare un rilievo abbastanza banale che mette in luce la modalità che abbiamo ereditato, su cui la città ha proceduto a generare, a concedere cubature, a concedere interessi privati su una programmazione della struttura che deve supportare tutto ciò, che era basata sul nulla. Tra l'altro, senza procedere invece a quella che era l'alternativa alla mobilità privata, quindi la mobilità pubblica, parliamo di un quadrante che ha al suo interno, ha visto brutalmente cassare il prolungamento della metro B fino prima a Torpagnotto, il quartiere oggi Fonte Laurentina e poi Trigoria. Cassato fino al punto che non si poteva più realizzare quel prolungamento metro perché nel frattempo i terreni che erano interessati a questo prolungamento erano stati occupati da interventi residenziali, interventi edilizi, interventi di edilizia legata al terziario, al direzionale, cioè tutto ciò che doveva essere a sostegno di una certa mobilità veniva messo in secondo piano. Questo è successo sistematicamente. Voglio citare le ultime due commissioni mobilità di ieri e di oggi, dove grazie al centrodestra che ho qui di fronte, la linea D della metro sembrerebbe che nel 2011 è scomparsa dai radar di questa amministrazione perché l'allora amministrazione tentò di commutare, di fare uno scambio per realizzare quell'opera con dell'ennesima cubatura senza ottenere neanche un centimetro di infrastruttura. Dall'altra parte, stamattina abbiamo visto in Commissione Mobilità che tutto il tempo che questa amministrazione ha perso, ad esempio negli ultimi anni, a riguardo della delibera per lo stadio della AS Roma, per dotare appunto un'infrastruttura a supporto di questo attrattore così importante, è un tempo che è stato completamente perso perché stamattina abbiamo appurato che con una spesa irrisoria si può instradare la Roma Lido nella linea B. Tra l'altro, andando a sopperire a quello che è un'esigenza di base che si sta andando a caratterizzare l'ampliamento dell'aeroporto di Fiumicino, quindi una diramazione di questa linea che potrebbe andare a soddisfare i carichi enormi previsti in crescita. Tutto ciò in questa città è sui tavoli tecnici da anni. Qualcuno dovrebbe spiegare perché, quando si tratta di realizzare infrastrutture pubbliche, questa amministrazione si è sempre voltata dall'altra parte e ha proceduto a realizzare case su case su case, centri commerciali, su un impianto viario che non era assolutamente all'altezza di poter reggere il carico. Ecco, questa è la modalità
amministrativa che abbiamo ereditato, e i colleghi appunto di opposizione ogni giorno vengono qua oppure ogni giorno vanno sui giornali a denunciare tutto quello che non va, una situazione talmente straordinaria da riprendere in mano, che richiede interventi straordinari su ogni metro quadro di questa città, per cui questo sembrerebbe essere un piccolo episodio, per cui chiedo alla Giunta di intervenire con la massima attenzione per poter evitare di realizzare l'ennesimo asse viario che non servirebbe a nulla, mentre al contrario si può semplicemente adeguare la viabilità esistente, tra l'altro una via parallela con la possibilità di un allargamento in un tratto irrisorio. Ecco, quello che dovrebbe fare un amministratore è valutare nel massimo interesse pubblico possibile quello che è possibile fare per non andare a sperperare denaro pubblico, per andare comunque a ottenere il massimo dal punto di vista delle esigenze dei cittadini. E ricordo che le esigenze dei cittadini sono legate anche al proprio tempo libero. Avere sotto casa uno spazio dove poter portare i propri bambini, magari ecco prevalentemente in mezzo a quel poco di verde che alcuni cittadini vedono rimasto sotto alle proprie abitazioni. Ecco, è una cosa banale, semplice, e spero che riusciremo a ottenerla grazie all'impegno che stiamo dando alla Giunta. Grazie.